le regioni non hanno competenza in materia di migranti. Ma questo lo sappiamo, perché se avessimo avuto la competenza non avremmo avuto 11.000 migranti in Sicilia. Se avessi potuto disporre io col mio governo avremmo fatto ben altro. E invece no. Nessuno vuole contestare che la materia della migrazione appartenga allo Stato. Bene, i siciliani adesso sanno a chi, dove debbono cercare i responsabili. Ma noi ci stiamo occupando di materia sanitaria, non di migranti. Che mi interessa sapere se all'interno di quei contenitori ci siano migranti o ci sono professionisti o rappresentanti di commercio? Sono esseri umani. E quella promiscuità disarmante è davvero un delitto. Peraltro, i nostri medici dicono che il numero di positivi migranti cresce ogni giorno di più. Qui non stiamo facendo allarmismo. Stiamo soltanto rivendicando il diritto alla tutela della salute dei siciliani, visto che sono in apprensione perché 10, 20, 30, 50 migranti scappano e non sempre vengono ritrovati, e dei quali non conosciamo lo stato di salute, perché state attenti, è capitato che alcuni migranti al primo controllo sanitario in Sicilia risultassero negativi, sono stati ricollocati, per esempio, mi diceva il collega mio dell'Abruzzo, sono stati ricollocati in Abruzzo, lì sottoposti di nuovo al tampone e risultavano positivi. Perché ci sono gli asintomatici o perché il processo della formazione del contagio, dell'evoluzione del contagio richiede alcuni giorni di tempo. Io vi parlo con un linguaggio inappropriato, ma che serve a rendere l'idea. Ecco perché noi riteniamo di avere fatto assolutamente il nostro dovere. Il diritto alla salute è un diritto consacrato dalla Costituzione. Quindi si faccia quello che si deve fare. Noi aspettiamo fino a stasera. Adesso l'assessore Razza vi dirà quali sono le iniziative che il governo ha adottato con un'apposita circolare per consentire ai propri organi, alle proprie strutture di poter operare. Abbiamo dato 48 ore di tempo. Il Viminale dice: le competenze sono nostre. Bene, esercitatele. Diteci se è vostra anche la competenza sanitaria. E se è vostra, siete fuori legge. Perché le norme di prevenzione anti-Covid in Sicilia, in quei locali, non vengono rispettate, non sono state mai rispettate.